Mario Monti qui in Sicilia, per scrivere insieme con noi il futuro. Buonasera a tutti, grazie, sono molto emozionato. Teatro tutto per noi, tutto per la società civile, tutto per la volontà di dare un contributo serio al miglioramento del nostro paese e della Sicilia. Sviluppo. Il sud è l'unica area del paese dove si può concretamente parlare di sviluppo e dove c'è un grande potenziale. Il fatto che per tanto tempo sia rimasto inespresso e frustrato non significa affatto che non possa sforzare davvero. Io ho visto in questa occasione, in altre occasioni, delle iniziative in diversi campi in Sicilia che non ho visto nel resto d'Italia, che sono estremamente indicative di che cosa si può realizzare in Sicilia. Certo, anche l'utilizzo dei fondi strutturali europei serve. E io trovo che sia uno dei rimpianti maggiori che l'Italia collettivamente deve avere, il fatto che siano stati così tardivamente, spesso così male, utilizzati tanti fondi che l'Europa ci ha dato. E io voglio che si smetta di parlare del problema del c'è un problema del giorno, come per tanti aspetti c'è un problema in ogni parte d'Italia, ma è un'opportunità per il mezzogiorno, per lo sviluppo complessivo dell'Italia. Il nostro governo non ha avuto, io di proposito non ho nominato un ministro per il mezzogiorno, credo che da molto tempo, forse mai c'era stato, però avevo nominato un ministro per la coesione territoriale, perché il mezzogiorno è parte del problema più ampio. Uno dei quali si chiama Grande Sud.
meno che sia, forse questo è l'obiettivo implicito di tutta l'operazione, ma non credo che lo sappia, a meno che quel sud sia, quel grande sud sia così grande da bruciare, no, allora è tutto si tiene. Dico che a mio parere il maggiore costo della politica non è quello che pure va ridotto drasticamente delle auto blu e gli stipendi troppo bassi, a parte che abbiamo tagliato e ridotto i tetti dei manager della pubblica amministrazione, adesso facciamo fatica a trovare persone con certe qualificazioni, ma si tagliano i costi della politica e c'è da fare molto, ma molto, ma molto di più. Ma il vero costo della politica, che si è accumulato nei decenni, è il non decidere, o il rinviare le decisioni, o prendere le decisioni sbagliate perché si cerca di fare solo le cose popolari e non le cose impopolari. Ecco, dobbiamo quindi andare al cuore delle ragioni per cui da noi si sono fatte le politiche per compiacere gli elettori, per soddisfare tutte le istanze che emergevano dalla società, facendo alla fine il male di una categoria, i giovani italiani, perché sono state fatte politiche di fatto contro le generazioni future. E perché? Perché le generazioni future, non essendoci ancora, non votano, però sono arrivate. Sono arrivate con le spalle di bambino, di ragazzo e di ragazza aggravate da tanto debito pubblico, che lo Stato ha le mani legate, paga tanti interessi sul debito pubblico, che loro non trovano lavoro.